Bella a tutti i miei slimes qui al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Caos di Fabri Fibra, il suo nuovo album dopo 5 anni. Mi sono appena svegliato, ho letto la tracklist, 17 tracce, non ci dovrebbero essere feat, ma secondo me ci sono anche buone possibilità che magari siano nascosti un po' come in Astroworld di Travis Scott. Non ho letto nulla su internet, quindi tutto lo scopriremo man mano. Cos'altro vi posso dire? Una piccola premessa, non sono un grandissimo fan di Fibra, di conseguenza la mia curiosità più che hype. Vediamo se dopo tutti questi album, dopo tutti questi anni, ha ancora qualcosa da dire. Partirei subito con la prima traccia, ma prima di farlo vi ricordo di lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, ma soprattutto di iscrivervi al canale, mi raccomando. Intro. Oh, ci sono già i test, che belli. 1999. Va bene. Entro nella scena, porto rime nuove. 2001. Citazione. Ti racconto la vita in provincia dalla alla Z, firmo con la mezza. Ok. 2006 esce Tradimento. 2009 la stampa che non capiva, incomprensioni. Ok. Fibra. Comincio a guadagnare con il rap, tutti dentro il locale tranne te, siamo okay. Nel 2000, pace 3 anni dopo. Sempre a Milano faccio l'ultimo trasloco. Ti giuro non saprei che fare senza lei. Se l'hip hop fosse una donna le direi. Beh, che dire ragazzi, una bella intro, bella bella cattiva, bella per la strumentale in cui hanno campionato, comunque usato la canzone Il cielo in una stanza di Gino Paoli, che sarebbe il ritornello se lo vogliamo chiamare così. Ha raccontato un po' la sua storia, in 2 minutini è riuscito a dire tutto, è riuscito più o meno a riassumere gli album che sono usciti, il trend che ha cambiato, perché comunque specialmente per i ragazzi nati più o meno dal 90 fino al 98-99, già 2000 secondo me sono un po' fuori, e noi 98-99, perché io sono 99, ci stiamo così. Siamo un po' cresciuti tutti con Fabri Fibra, perché in quegli anni è stato il rapper senza alcuna ombra di dubbio di maggior importanza, che poi ha reso anche il rap mainstream. E quindi è una cosa carina aver iniziato l'album così, come un piccolo salto al passato per ricordare tutto ciò che ha fatto. Quindi poco da dire, questa canzone mi è piaciuta. E andiamo con la seconda, che è Goodfellas. E questo è già un feat. Un'altra volta, ancora e ancora. So bene a cosa punti, però non lo raggiungi. Ok. Ricorderò un pomeriggio. Va bene. Mi si avvicina lento un rapper che ascoltavi Colle del Fomento cantando. Volevano problemi, ora problemi avranno. Strano il ritornello, non lo so. Nel mio iPhone, frate, ci sta mezza scena. Poi la tua testa fra la metto nel frigo insieme al disco dei Migos. Ok. Ora ti spiego questa cosa. 3 strofe, mazza. Perché ascolti ora ad essere sincero fra di te, cazzo mene. Lo dico solo perché su sto beat ci sta bene. Effettivamente era come pensavo, e i feat sono nascosti, perché in questo caso il ritornello lo fa Ross Villain, che sì, mi è piaciuto, non mi ha fatto impazzire. È un po' strana la canzone, non lo so, non me la son goduta appieno. Fatto sta che avrei tolto la terza strofa, perché secondo me poi diventa un po' troppo lunghina. Però anche in questo caso devo dire che Fabri Fibra poi non mi è dispiaciuto per niente. Andiamo con la terza, Brutto figlio di. Ritorno sul beat, brutto figlio di puttana. Ok. Tra i big, brutto figlio di puttana. Piuttosto mi suicido, brutto figlio di puttana. I giornalisti per la scena rap sono una piaga. Vero. Che si agitano per la rima colta e ricercata. Tu guarda bene tra le uscite della settimana. Ci sono ancora io, brutto figlio di puttana. Vogliono farmi male, brutto figlio di puttana. Le rime in tribunale, brutto figlio di puttana. Cresciuto nei 90 con la tele della mala. Con i ok. Carina, carina soprattutto perché mi ricorda un po' i pezzi vecchi di Fibra, perché lui è uno che ha sempre avuto questa cosa magari di ripetere tanto le parole, basta pensare anche a quante volte diceva Fabri Fibra nelle sue canzoni, in un certo senso per creare un effetto forte. In questo caso comunque le parole che dice sono brutto figlio di puttana, che non sono bellissime da sentire, e quindi in un certo senso tende, non lo so, a sorprendere l'ascoltatore, o comunque un po' a colpirlo, diciamo così. Tra l'altro una cosa che mi sta piacendo tanto di questo album è che qui su Spotify c'è la storyline dove un po' racconta il pezzo, ed essenzialmente ha detto che questa prima parte sarà molto incentrata sul rap, magari nella seconda varierà un po' di più, e in questa canzone ha ripetuto per ben 36 volte brutto figlio di puttana. Bella per Fibra. Andiamo con la quarta, che è Sulla giostra. Sembra uno di quei beat che ricorda Eminem qua. Non so se hai già sentito chi arriva. No, direi proprio di no. Chi già gli agganci giusti è dentro in un istante. Vedi che ci voleva rap in Italia. Per non finire tutti in mezzo a una strada. Ti compri casa solamente con ok. Oggi si fa fatica ad essere se stessi. Ok. Potrei cantare questo.
Arrivo con tutta la squadra, aprite la porta. Ognuno vuole un posto fisso sulla giostra. Gli artisti sono tutti fatti. Ti prego, metti like, segui la mia pagina. Tu che fai, non sali? Ho fatto il giro di tutti i locali. Portaci il conto, frate, portaci il conto, portaci il conto. Fino ad ora credo che questa sia quella che mi è piaciuta di più. In questo caso, insieme a Fibra, troviamo Neffa, che è un altro dei pilastri, anche in un certo senso, del rap, anche se ormai fa roba leggermente diversa. Il beat è molto simpatico, mi è piaciuto, e secondo me ha anche un po' influenze reggae. Comunque mi ricorda molto i suoni tipo giamaicani, insomma abbastanza estivo. Secondo me è una di quelle canzoni che quest'estate la possiamo sentire, insomma, o un po' ovunque. E lui nei testi, secondo me, Fibra ogni tanto ha il problema. In queste tracce non l'ho ancora notato troppo, ma ogni tanto, cioè per me lo dobbiamo dire, perché la verità, fa delle rime proprio del cazzo, banali, che se le facesse chiunque altro sono sicuro che direbbe che è una merda, però solo perché Fibra magari gli viene dato del genio. In questo caso ci sono state un paio di rime che non mi sono scese, comunque sai, critiche ai social, al mondo di oggi, vabbè, ci sta. Andiamo alla quinta, che è Stelle. Oh Gesù. Vorrei fare come al poligono e sparare a un politico. Ok. Quando arrivano i soldi e la fama, i veri amici dove sono? Ok. Mi cercherò tra le nostre giornate estive. Incredibile. Sopra la stella che non è una stella. Ok. Ok. Ma l'1-1-2 non arriverà nessuno. È vero questo. E fuori c'è un mare di niente. Servirebbe un salvagente. Ok. Non cambiare, stessa faccia presa male, e portare il lungomare con le palme sopra la stella. Vedete, proprio a proposito di pezzi mainstream, è forse questa la hit che sentiremo in ogni spiaggia quest'estate, dappertutto, perché effettivamente ti prende, carina. Il beat, come ha descritto anche lui nella storyline, è un mix tra, insomma, la musica da discoteca e, insomma, la roba urban. E lui, secondo me, ha rappato bene. In questo caso il ritornello lo fa un certo Maurizio Carucci, che, di cui la voce l'ho già sentita sicuro, però il nome così non mi dice nulla. E andiamo avanti con Propaganda. La mia vita è piena di problemi. Ok. E io mi ci butto a capofitto. Gli immigrati rubano il lavoro, gli italiani rubano il parcheggio. Si lamenta e dice troppe tasse, devo licenziarti, addio, ci vediamo. In giro che succede, vi faccio vedere come si fa. Oh. E allora sì, propaganda. Ok. Propaganda. Finalmente qualcuno che parla per me, che sa quello che provo. Qualcuno che mi assomiglia. In TV parla la mia lingua. Santa immaginazione, ho perso le chiavi della città. Sono sempre senza lavoro e sempre con meno autostima. Ma sta parlando di me? Ok, carina, anche questa ha molto il sound da hit. In questo caso i featuring, insomma, sono con la Pesce e Di Martino, quelli che a Sanremo un paio di anni fa hanno fatto il panico con Musica Leggerissima. Sì, hai visto? Me la ricordo. E detto questo, sì, fanno un bel ritornello. In questo caso la canzone è un po' incentrata sul discorso politica, nazione, proprio sull'Italia, su quelle cose che qui non vanno, gli immigrati sono stati citati. Insomma, un po' poi in stile Fabri Fibra, perché canzoni così le ha sempre fatte. Andiamo avanti con Caos. Fex. Lazza. Dimmi qualcosa prima o poi. Il tuo amore è una medicina. Madame. Gli effetti collaterali. Le tue bugie. Non so se mi hanno amata per davvero. Al sole eri sereno. Ma io ogni notte ti sogno. Poi mi sveglio che sudo. I tuoi occhi baciati dalla luna di luglio. Te ne vai senza dire ciao. Mi lasci sul divano. Inizia la dormita. Era la stessa vita nello stesso posto. Ok. Stessi pensieri ogni cazzo di giorno. Ora vivo nel passato, hai presente? Dare tutto e non ricevere in cambio mai niente. Correre dietro ai vecchi tempi sopra una Bentley. Vedrai che repenti. No. Fino ad ora, tra quelle che abbiamo ascoltato, sinceramente è quella che mi è piaciuta di meno. Il ritornello lo fa Lazza, e secondo me ci sta anche, perché dà un bel tocco alla canzone, una parte, insomma, musicale che sicuramente Fabri Fibra non riuscirebbe a fare. Poi c'è una strofa di Madame che in altri contesti mi è piaciuta di più, lei come artista. Qua sì, carina la strofa, però non mi ha fatto impazzire. Non mi ha detto granché questa canzone. Quindi forse tra tutte quelle che abbiamo ascoltato è quella che mi ha convinto di meno, sicuramente. Andiamo avanti con Pronti al Peggio. Hai risentito il pezzo ieri, com'è? Che dama, wow. Tutta la vita in tutta, tu come l'hai vissuta?
asciuga. Ho sempre fame come un barracuda. Non ascolto la cronaca, no, perché è sempre la solita. Ho sempre sbagliato strada e direzione. Ok. Bello. Mi sveglio in una casa che non so dov'è. Oh. Una ragazza, ma non posso. Non posso. Quanto cazzo sei figa. Mi sembri l'alba di Ostia. Cambiarmi la vita. So come arrivare, ma la strada è buia. Buia, buia. E invece questa è la mia preferita fino adesso dell'album. Sia perché mi piace molto proprio a livello di sound. Hanno ripreso un po' l'immaginario punk, emo trap, un po' tutta quella roba lì. Dovuto anche, insomma, alla presenza di Ketama, che chiaramente ha influenzato anche Fibra un po' di più su questo stile. Il ritornello lo fanno praticamente a metà lui e Ketama, e secondo me entrambi, insomma, hanno fatto veramente una bella hit. E quindi niente, per il momento questa è la più bella dell'album a mio modesto parere. Andiamo avanti con Fumo Erba. Io fumo erba, pure io non me ne frega un cazzo. Bravissimo. Fumo, ok, erba, non basta, dai gas, frate, passa. Ho 40 anni ancora, fumo l'erba. Voglio essere come te. Quali testi d'amore, ah, frate, non c'ho più cuore. Andare con le canne, tipo che ho già speso tutto. Non è che so più freestyle, perché non trovo più le rime. Canto solo i testi della... Ok, anche questa è una bella hit. E ancora una volta mi ha ricordato un po' i pezzi vecchi di Fibra, proprio per l'impatto. C'è la canzone Neanche al tempo di iniziare, che parte con Fumo erba, non me ne frega un cazzo. Cioè, comunque sono cose che in un certo senso colpiscono l'ascoltatore. Comunque una bella canzone. Questo è un bangerino, cioè secondo me non c'è neanche troppo da dire. Andiamo avanti con Demo nello stereo. È meglio avere un morto in casa che di stare Fibra. Ho mille punchline, sono come calci in pancia. Le mie rime fanno panca, picchiano come tatanca. Ho fatti i soldi ma rimango me stesso. Okay. Metà Milano rappa come quella, l'altra come Marrakesh, al pubblico va bene lo stesso. Ok. Ok, vogliamo parlare un po' di discografia. Avevo il rap malato prima della pandemia. C'ho sempre un'altra rima, non mi manca l'eroina. Cazzo dico l'ironia, non ho nulla contro il vero. Bello ritornello. Puoi capire quanto cazzo si fanno sti rapper. Si addormentano e sognano che mi vendono la merce. Oh, sapo bulli. Per adesso la musica è l'unico stupefacente. Beh, quanto mi piace sta roba, bella storia. Ci sta una faccia invidiosa per ogni banconota. Molto bella anche questa. La metto tra quelle che mi sono poi piaciute di più dell'album. Molto hip hop, molto rap. Ma una cosa che subito devo dire, perché secondo me è anche la parte più interessante del pezzo per certi versi, è che praticamente ha risposto a Sapo Bulli, che ora in una canzone non mi ricordo nemmeno quale fosse, cosa disse per bene, ma disse appunto di vendere la coca, l'erba a Fabri Fibra, insomma la merce. E quindi lui adesso ha risposto nella seconda strofa, e vabbè, penso comunque in maniera molto ironica, cioè per scherzare, non mi sembrava incazzato. Ma così come Sapo Bulli, ce lo conosciamo, dice un sacco di cazzate. E andiamo con la prossima, che è El Diablo. Dentro nel castello, maschera di ferro, okay. Sul mio cavallo, bottiglie vuote, ne ho bevute una decina. Uccido il re, poi mi scopo la regina. Ma tu davvero sapresti come portare questo mondo alla rivoluzione? L'inferno è sulla terra. L'inferno è sulla terra. Mamma, senti il beat. È il diavolo. È il diavolo. Dove sei, 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 sei. Sì, sì, sei. Sì. Macchine di lusso con dentro sedi limpide. Ok. Parcheggiate negli hotel a 5 stelle. Oro. Nessuna si sposerebbe Gesù. No? Nessuna. In fondo tutto ciò che nasce poi muore. L'inferno è sulla terra. Carina, anche questo è un bangerino che non dura nemmeno troppo. La cosa che mi è piaciuta di più probabilmente è proprio il beat, che specialmente nel ritornello ha proprio quelle influenze che ricordano molto le produzioni anni 90, un po' anche sullo stile West Coast. Quindi mi è piaciuto davvero tanto per questo. Poi in generale la canzone, insomma, ha un po' di riferimenti sparsi qui al diavolo, dove 666 ripetuto appunto tre volte per indicare il 666. Carina, niente di che, ho sentito di meglio in questo album. Andiamo avanti con Amici o Nemici. Morirei per i miei amici. Oh. Ucciderei per i miei amici. Posso darti i miei vestiti, anche il fumo. Perché gli amici fradividono tutto. Finché era al top tutto bene. Ora sono senza cash, che succede? Amici o nemici? Uh. Frate, non capisco più se
fiamme. Amici, 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 un cazzo. Oh. È da un po' che non mi fido di nessuno. Non ci sono più gli amici di una volta. Parla piano, c'è sempre qualcuno che mi ascolta. Ora non sopporto più il mio riflesso. Sono il peggior nemico di me stesso. Anche questa non dura troppo, ma molto bella, soprattutto per, diciamo, come si evolve la canzone. Perché nella prima strofa essenzialmente, cioè, dice che è bello avere gli amici, gli elogi e tutto. Però poi nella seconda, diciamo, ci ripensa. Il tema della canzone non si sposta da essere l'amicizia a essere l'amicizia a convenienza. Perché prima andava tutto bene, perché Fibra, insomma, faceva un sacco di lavori. Una volta che Fibra magari è rimasto senza soldi, gli amici nemmeno lo chiamano più. E quindi giustamente dice amici un cazzo. Riflette un po' anche quella che purtroppo è quello che succede in moltissime amicizie, perché sono pochi i casi in cui sono veramente reali, per il resto c'è sempre un po' di convenienza, comunque di... Ah, che cazzo ne so, andiamo avanti con Cocaine. Butto un po' di cocaine. Oh! Sulla base Far West, frate John Wayne. Nemico dello Stato, rap italiano, adulto e vaccinato. Non mi interessa il calcio, è tempo di riscatto. Tutta la merda che ho ingoiato e le sostanze che mi sono fatto. Parli male, poco male, non so chi sei. Chi sei, quando rappavamo in sé. Sfondo il cancello, entro in azione. Fanculo la cultura, okay, della cancellazione. Le mie delivery, non deve morire come misery. Non so se siamo liberi. Quadri per i ciechi, bambini per i preti. Siamo poesie per analfabeti. Se non c'è un tornaconto, fa tutte banconote. Chi se ne fotte, lancia il cuore oltre lo stacco. Carina, molto bella, soprattutto per la produzione, che è un po' come anche ha detto lui nella storyline, è molto cinematografica, perché insomma si sente che è un beat diverso dagli altri. Carino, bel ritornello di Fibra, così come anche la strofa. In questo caso oltre a lui ci sono Gue e Salmo, fanno entrambe due strofe molto corte, scusatemi, però entrambe sono carine, soprattutto Salmo perché mi ha ricordato molto proprio i primi tempi, insomma, di quando poi ha incominciato non a rappare ma proprio a entrare nel mainstream, quindi Midnight, Death West B ancora prima, anche a livello di come è impostato la voce. Quindi bel pezzo, andiamo col prossimo che è Noia. Allora, ha samplato un beat famosissimo, già ve lo dico. Mi sveglia fuori, non c'è il sole. Wow, Lofi. Accende subito, c'è il telegiornale. Tristezza totale. Dovrei fare sport e tenermi un po' in forma. Pure io, orde. Dovrei concentrarmi sugli affari, ma non c'ho voglia. In Italia dicono bene. Ok, il beat sta cambiando. Questa musica non ci serve. Fotto con la depressione, ne conosco i nei. Ma non puoi uscire dalla tua pelle e dalla depre quando ti prende. Mentre il mondo va avanti, sono fuori in tanti. E lo sai, la droga dai. Yeah. Molto bella, mi è piaciuta. E Fabri Fibra, tra l'altro, nella storyline ha detto che questa terza e ultima parte, quindi secondo la sua logica, il disco è diviso in tre parti. E queste ultime canzoni sono quelle un po' più personali. Il beat è stato prodotto da Ketama. E come ha detto anche in questo caso nella storyline, è molto progressivo, nel senso che inizia e sembra un semplice beat lo-fi, il cui sample è stato ripreso da una canzone di Miles Davis. Però poi, insomma, inizia a metterci bassi e conclude in una maniera totalmente diversa da come era incominciato. Il testo, sia di Fibra che di Marrakesh, è molto introspettivo, è molto conscious, si aprono un po' ai problemi che hanno, il non avere voglia di fare un cazzo essenzialmente, quindi magari l'essere accidioso, se si può dire così. In generale è un pezzo che anche in questo caso mi è piaciuto molto. Andiamo avanti con Nessuno. Quando non so che cosa fare, tiro una moneta. Quello che devo fare lo faccio per te. Ok. Ho chiuso dentro al cofano il tuo damerino. Ok, storytelling. La macchina è già in fiamme mentre mi allontano. Te le ricordi le mie lettere d'amore. Ok. Nessuno, nessuno, nessuno. Le poesie che ho scritto non le hai lette. Ok. Sono sotto casa tua, ma le luci sono tutte spente. Ora sono entrato rompendo i vetri delle finestre. Fuori vedi lampeggianti, poi un colpo di pistola. Molto cupa, molto tetra come pezzo. In questo caso è uno storytelling. E appunto, come dice lui, è un certo Davide Petrella, che non so chi sia. Si sono inventati questa storia in cui, secondo me, ma penso che sia abbastanza oggettivo, è la classica storia d'amore in cui la persona, in questo caso il protagonista del racconto, Fabri Fibra, cosiddetto Nessuno, è innamorato di una ragazza che magari sta con un altro. E cosa ha fatto? Nella prima strofa racconta lui che essenzialmente lo chiude nel cofano della macchina e poi dà fuoco
fuoco alla macchina e poi nella seconda strofa va a uccidere anche la ragazza. E specialmente nella prima parte chiudeva ogni barra, insomma ogni quartina, meglio dire così, con quello che devo fare lo faccio per te. E secondo me, cioè almeno personalmente, mi ha dato molto l'idea di autoconvincersi che appunto tutto questo lo stesse facendo per la ragazza, quando in realtà lo stava facendo solo per sé, perché era geloso. Per questo motivo vi dico che è un bellissimo pezzo, cioè è una bella storia creata per bene. Quindi andiamo con la prossima, che è Liberi. Nel mio telefono sono pieno di foto, l'immagine del rapper duro con il portafoglio gonfio. Essere se stessi è sempre più difficile. Oh. Siamo liberi di farci toccare, siamo liberi di fare finta, di dirci inermi. Siamo liberi di non mangiare. Sono allo specchio che mi guardo, il tempo sta passando, è lui il vero bastardo. È vero. Se non avessi affrontato la mia famiglia, fossi rimasto in fila. Per questo la musica mi ha salvato la vita. Sinceramente non mi ha fatto impazzire come altre canzoni dell'album. In questo caso il featuring è Francesca Michelin, si dice così, spero di sì, che è, insomma, una cantante che abbiamo visto anche con Fedez nel Cigno Nero, ma anche la canzone che hanno portato 2 anni fa a Sanremo, l'anno scorso, non mi ricordo. Lei ha fatto il ritornello, così come anche la base. Quindi tanto di cappello per questo. Andiamo con Outro, l'ultima. Ah, sono convinto che il beat sia semplato. Un mio amico è sotto con la coca e spende tutto per comprarsi quella roba. Guarda sti giovani usciti da scuola, affascinati da Gomorra e dal rumore che fa una pistola. Ricordo avevo perso la lucidità, frate quante tentazioni in questa città. Spesso la fama ti fa vivere brutti momenti. Il mio rapper preferito è morto per il fentanyl. Mi pensieri che vanno a ruota sopra un'autostrada vuota. Con gli amici intorno mi sentivo forte. Brillavamo come stelle nella notte. E lo so che non va più di moda fare l'outro, perché nessuno ascolta più dischi dall'inizio alla fine. Ti fa le reaction, sì. Per concludere, una bella canzone rap puro, perché ha preso un beat e ci ha rappato a stecca, ci ha fatto 3 strofe. E secondo me hanno usato un sample che ho già sentito da qualche parte, quindi ora non so per bene quale sia, però sono sicuro di averlo già sentito. Quindi io parlerei un po' dell'album in generale. Da non fan accanito di Fibra, anzi quasi non fan, a me è un artista che da piccolo, come vi ho detto prima, me lo pompavo tanto, ma poi negli anni ho perso un po' interesse nella sua musica. Devo dire che questo album mi è piaciuto tanto. Secondo me è molto ben strutturato, le strumentali sono giuste per lo stile, insomma, che ha voluto dare. Lui ha spaziato bene, ha messo pezzi mainstream, quest'ultima parte un po' più introspettiva, che secondo me appesantisce un po' l'album. Però c'è anche da dire che queste canzoni, insomma, dovevano essere messe, magari messe all'inizio dell'album ti facevano cadere le palle a terra, messe in mezzo rovinavano il mood, le ha tenute per la fine e quindi va benissimo così. Quindi niente, complessivamente questo album lo ritengo davvero solido, mi è piaciuto più di quanto pensassi. Voi cosa ne pensate? Eravate in hype per il nuovo disco di Fabri Fibra? Avete una traccia preferita, un featuring preferito? Fatemi sapere tutto qui sotto, che tanto vi leggo tutti come al solito. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto. E nel caso in cui non lo foste, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate la campanellina, così non vi perdete ogni reaction o video che carico. Condividete questo con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo Slat.